Buonasera e benvenuti a questo webinar di asimmetrie dal titolo Pandemia, uno shock simmetrico, dove ci interrogheremo insieme a due amici, due colleghi e due membri del Comitato Scientifico di Asimmetrie, che vi elenco nell'ordine in cui li vedete nello schema, il professor Fantacci e il professor Gavronsky. Sullo stato delle cose, sulla situazione del quadro macroeconomico complessivo, interrogandoci sia sul percorso che abbiamo fatto fin qui, sia sulle prospettive future, su quello che ci aspetta. Siamo di fronte a una serie di snodi sia economici che politici. Piuttosto importanti. Abbiamo accumulato una serie di squilibri anche macroeconomici. Abbiamo dovuto contrastare uno shock molto pesante, che è lo shock della pandemia, che poi ha portato con sé altre conseguenze, come lo shock sulle materie prime. Tutto questo ha una origine e ha delle conseguenze, e di questo parliamo. Io intanto saluto e ringrazio sia Luca che Pier Giorgio, grazie di essere qui con noi sui nostri canali social, grazie Luca e Grazie a grazie te Alberto, grazie a voi. Pier Giorgio. E se lo permettete, diciamo, comincerei con condividere con voi qualche, diciamo, riflessione sostanzialmente sulla natura, diciamo, degli squilibri macroeconomici che fronteggiamo. Insomma, vorrei un attimo ripercorrere la storia degli squilibri macroeconomici che abbiamo di fronte, perché nel riflettere su quello che avrei voluto dire in questo seminario, sono tornato indietro di parecchi anni, agli anni del 2008-2009, quando mi occupavo degli squilibri macroeconomici fra Cina, Stati Uniti e Unione Europea. La variabile fondamentale della quale mi occupavo era il saldo delle partite correnti, che è sostanzialmente lo sbilancio fra le esportazioni e le importazioni di un paese, cioè una variabile che in letteratura viene indicata, come sapete, con CA, current account, X sono le esportazioni, M sono le importazioni. Questa variabile, se è positiva, indica che il paese incassa più di quanto spende, incassa dalle esportazioni più di quanto spende per le importazioni, quindi ha soldi in tasca ed è in grado di prestarli al mondo, cioè un paese creditore, mentre se questa variabile è negativa, il paese spende per importazioni più di quanto incassa dalle esportazioni e quindi deve indebitarsi col resto del mondo. Corollario, normalmente è meglio avere un saldo delle partite correnti positivo piuttosto che negativo. Questo lo ricordo non tanto a voi, che lo sapete bene, quanto nell'anima, diciamo, di divulgazione che Asimmetrie si è posto, lo ricordo a chi ci ascolta. La vicenda degli squilibri globali l'ho divisa in tre atti. Il primo atto è quello fino al 2011 ed è il pezzo, diciamo, in cui ho cominciato ad occuparmene professionalmente come economista. Era una situazione in cui i tre grandi attori dell'economia globale, la Cina che si stava affermando, l'Eurozona e gli Stati Uniti, avevano tre posizioni molto chiaramente distinte. Qui vedete misurati gli squilibri, quindi sopra la linea nera nei valori positivi, i surplus, sotto la linea nera in valori negativi, i deficit della bilancia delle partite correnti dei vari paesi. Vedete in rosso la Cina, in blu l'Eurozona, in verde ho messo gli Stati Uniti, che è un paese di grandi praterie. Il quadro era abbastanza evidente. Avevamo una Eurozona sostanzialmente su una posizione di equilibrio, cioè esportazioni nette nulle, la Cina con un forte esportatore netto, quindi con un forte surplus che era arrivato a toccare anche 400 miliardi di dollari intorno al 2008, e gli Stati Uniti che erano un forte importatore netto, con un deficit che era arrivato a toccare gli 800 miliardi di dollari nel 2006. Il dibattito in quel periodo lì era Cina versus Stati Uniti, con la richiesta da parte degli Stati Uniti alla Cina di rivalutare lo yuan, cioè di far diventare un po' più cari i suoi prodotti per diminuire le proprie esportazioni. In realtà, verso la
fine di questo periodo, 2009, 2010, 2011, si vede che c'era stata una correzione con lo shock della crisi Lehman del surplus degli Stati Uniti, del deficit degli Stati Uniti, cioè si tornava in su, la linea verde torna in su e la linea rossa tornava in giù, c'era stata una correzione del surplus cinese. La correzione del deficit degli Stati Uniti era legata anche a un fattore congiunturale. Con la crisi il PIL era calato, le importazioni erano calate, il deficit era calato. L'atto secondo inizia con la stagione dell'austerità e la stagione dell'austerità determina un fenomeno interessante. Vedete che la spezzata blu, ho ombreggiato la prima parte della storia e ho lasciato non ombreggiata la seconda parte, l'atto secondo. Decolla il surplus dell'eurozona, cioè di fatto nella stagione dell'austerità l'eurozona diventa un paese in forte surplus estero, diventa la nuova Cina in qualche modo, anche se la vecchia Cina continua ad avere dei surplus interessanti. Diventa la nuova Cina e quindi diventa in qualche modo un'esportatrice di quegli squilibri che in qualche modo devono essere compensati, essendo squilibri positivi, dal deficit degli Stati Uniti. Allora, qui ci sarebbero due riflessioni da fare sul perché l'Europa passa in questa posizione di surplus e che cosa c'entri l'austerità, e lo vedremo abbastanza rapidamente, e su che cosa ha comportato nei rapporti fra Europa e Stati Uniti questa posizione di surplus dell'Europa. Gli Stati Uniti, essendo un paese in deficit, cioè che compra più di quello che vende, sono di fatto il compratore di ultima istanza del pianeta in qualche modo, o lo sono comunque stati per un lungo lasso di tempo. Però convivono sempre con questo ruolo, mi sembra di poter dire con una certa ambiguità. A mio avviso, per esempio, episodi come il Dieselgate e per certi versi anche l'attuale gestione del conflitto fra Russia e Ucraina vanno inquadrati nel desiderio degli Stati Uniti di rientrare da questo squilibrio. Il Dieselgate era sostanzialmente mettere delle barriere non di prezzo alle auto europee e la gestione del conflitto fra Russia e Ucraina è chiaramente orientata al desiderio degli Stati Uniti di venderci dei prodotti, in particolare delle materie prime, cioè sostanzialmente il loro desiderio di far tornare su quella linea verde che invece, come vedete, verso la fine di questo grafico drammaticamente sprofonda oltre il limite degli 800 miliardi di euro che era stato toccato nel 2006. Concludo questa parte per dire: che cosa ci aspetta? Allora, quello che ci aspetta, secondo il Fondo Monetario Internazionale, ho aggiunto l'ultimo pezzo, quelle che vedete non ombreggiate sono previsioni. Il Fondo Monetario Internazionale prevede un forte balzo del surplus europeo, quello blu, quindi si prevede che l'Europa esporterà di più. Però prevede anche un forte balzo verso l'alto del deficit degli Stati Uniti, che è la linea verde, quindi si prevede al tempo stesso che gli Stati Uniti, importeranno di meno o esporteranno di più. Non so bene come rendere compatibili questi due trend, considerando anche quello che succede alle esportazioni cinesi, che nel frattempo dovrebbero diminuire. Qua apro una breve parentesi per farvi vedere che questa storia ce l'hanno raccontata in un modo un po' diverso. Io ve la racconto così, in miliardi di dollari naturalmente, ma qualcuno la raccontava in rapporto al PIL e lo scopo era far vedere che il surplus della Cina arrivava al 10% del PIL, cioè era, come vedete qui, nel 2007. Se lo metti in rapporto al PIL, uno squilibrio di 400 miliardi, siccome il PIL della Cina è molto più piccolo di quello degli Stati Uniti, chiaramente in rapporto al PIL sembra enorme. Però non ha un gran senso mettere in questi termini la questione. Questo può essere utile per riflettere sul comportamento, sugli assetti interni dell'economia cinese, ma per quel che riguarda il confronto fra i vari poli dell'economia mondiale, quello che conta sono i valori assoluti del deficit. Una breve slide per ragionare sull'austerità e l'esportazione degli squilibri. Perché dico che il surplus dell'eurozona decolla con l'austerità?
Qui lo si intuisce. In questo grafico il surplus dell'Eurozona è rappresentato dalle barre celesti trasparenti, quindi decolla nel 2012-2013. Che cosa succede nel 2012-2013? Riavvolgiamo un attimo il nastro. Andiamo a che cosa succede nel 99, insomma, con l'entrata nella moneta unica. Come è noto, quell'entrata penalizza i paesi meno competitivi e quindi vedete che sia la Spagna in giallo, che l'Italia in grigio, che la Francia in blu vedono flettere le proprie esportazioni nette, mentre quelle della Germania decollano. Questo rende per un po' di tempo l'Eurozona un gioco a somma nulla. C'è un paese, la Germania, che esporta molto e ci sono almeno altri tre paesi, Francia, Italia e Spagna, che importano molto. Quindi si compensano fra loro. L'austerità di fatto impone a almeno due grandi importatori, Italia e Spagna, di diventare esportatori. E quindi a quel punto le importazioni di Italia e Spagna diventano esportazioni nette, non compensano più le esportazioni nette tedesche e quindi il saldo dell'Eurozona esplode e vediamo che le barre da essere schiacciate sullo zero svettano e se ne vanno verso i 400 miliardi. Quindi in sintesi, prima dell'austerità la partita era Stati Uniti-Cina, con la stagione dell'austerità l'Eurozona è diventata una esportatrice di squilibri e quindi la partita è diventata molto di più Stati Uniti-Eurozona. Da qui in avanti il Fondo Monetario Internazionale si aspetta che gli USA importino di meno, ma l'Eurozona esporti di più, e bisogna capire come va fatto, e un pezzo di due cose importanti in cui siamo immersi, che sono la rivoluzione green e il conflitto che in questo momento infuria fra Ucraina e Russia, possono essere collegati a un desiderio di ricomporre questi squilibri in un modo o nell'altro. Io mi fermerei qui perché sono curioso di sentire che cosa volete dirci, quindi esco dalla condivisione e vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ho rubato 10 minuti, prego. Forse Luca voleva intervenire, se non ricordo male. Sì, se era detto anche, diciamo, Pier Giorgio. Forse Pier Giorgio, sì, non so. Sì, stiamo parlando d'Europa, io per quello lo dicevo, ma... Ah, va bene, se vogliamo parlare di Europa, diciamo che ci sono due temi importanti. Uno è come si colloca la situazione e anche le difficoltà, la crisi, e speriamo la crisi di crescita dell'Europa, nel quadro globale, quindi c'è un contesto globale molto problematico, e l'altro è strettamente l'Europa. Se vogliamo andare a parlare di Europa... Io mi terrei sul contesto globale, va bene. Non interessante. Ok, allora... Diciamo, il mio era un punto di vista molto descrittivo, cioè chi ha importato, chi ha esportato, che cosa è successo e in che modo certi orientamenti interni ai rapporti fra gli Stati europei si sono poi riflettuti sugli squilibri globali, ma a livello molto... Sicuramente tu puoi aiutarci a approfondire queste dinamiche. Allora intanto metterei una slide in visione, che è quella della la crisi Seldon delle democrazie. Non so se la regia mi può aiutare. Ecco questa qui, vedete, questo è il contesto internazionale, è un grosso nuvolone nero sì, dobbiamo tornare, ecco questa è la slide, la crisi Seldon delle democrazie, perché diciamo questa è una slide politica, nel senso che a questo punto c'è una situazione politica molto, molto complessa ebbene contestualizzare la crisi europea all'interno di questa situazione, perché fino al 2020 c'è stata una spinta crescente alla riforma dell'Europa, cioè praticamente il decennio precedente ha dimostrato la inattuabilità, la disfunzionalità del paradigma di Maastricht, che è stato piano piano rigettato, ma prima non si poteva dirlo. Per esempio, quando Mario Draghi ha fatto il Whatever It Takes nel 2015, ha fatto una clamorosa inversione del paradigma di Maastricht, però
doveva fingere, no, di sostenere che in realtà tutto andava secondo le regole. Dopo la crisi della pandemia, la cosa è cambiata. Si è parlato apertamente di riformare l'Europa. Cambia tutto però con la crisi del 2022 e siamo di fronte a una crisi di Seldon perché è una crisi che ha delle caratteristiche particolari. Intanto ha due corni, un corno esterno, una crisi esterna e una crisi interna. Poi queste crisi si sviluppano, vengono da lontano e tendono a culminare contemporaneamente. E hanno una chiave di soluzione che io individuo nella democrazia. La crisi esterna, cioè la sfida sistemica di Putin anche all'Europa, io vedo le cose attraverso la lente europea, si esterna nella proposta, nelle relazioni internazionali, di tornare a Yalta, cioè tornare a una situazione dove ci sono delle chiare sfere di influenza. Putin ha, in un suo discorso recente, come sapete, ha parlato di stati veramente sovrani e stati colonie. Praticamente le colonie sono la maggioranza dei paesi e gli stati sovrani sono gli stati che veramente hanno il controllo della situazione. Lui, Putin poi ha detto: non voglio dire chi sono gli stati colonie per non offendere nessuno, ma tutti i vicini hanno un po' capito il messaggio. Ma oltre a esserci una sfida nelle relazioni internazionali, Putin ha pronunciato una sfida fra modelli di governo, cioè ha indicato i governi occidentali, in particolare quelli europei, li ha chiamati decadenti e deboli, incapaci di difendersi. Dall'altra parte c'è una narrazione invece opposta, e cioè la sfida di Putin viene considerata una sfida nazifascista addirittura e quindi questo porta a un ragionamento sulle cause di questa crisi che sono la crisi di Bretton Woods. In altre parole, perché questa crisi viene da lontano? Perché quando l'Unione Sovietica è stata smantellata, in quel momento è venuta meno anche la situazione di relazioni internazionali basate sul paradigma di Yalta, cioè sulle sfere di influenza. E quindi è subentrato il modello occidentale di Bretton Woods che è stato esteso alla Cina, alla Russia, tutti quanti sono entrati nel WTO, sono entrati nel Fondo Monetario, eccetera. Ma poi è successo anche che questo modello di ordine internazionale liberale non è stato rispettato dagli americani per primi in Iraq, eccetera. E quindi è iniziata una crisi di questo modello che ha portato poi a delle azioni come quelle che vediamo oggi. La conseguenza di questa sfida sistemica di Putin sull'Europa è questo, che l'Europa è cosciente della sua fragilità sotto tutti i profili politici, militari, finanziari, economici, e in più è cosciente del tendenziale ritiro degli Stati Uniti che sono molto più attenti a quello che succede nel Pacifico e quindi vogliono, insomma, da decenni chiedono all'Europa di farsi carico della propria difesa. Quindi questo ha portato a dei forti appelli all'unità dell'Europa, quindi con proposte di rinuncia al voto all'unanimità e con la proposta di accelerare sul federalismo. Ora voi capite che non sono esattamente la stessa cosa, ma non sono neppure in contrasto. La rinuncia al voto all'unanimità in Europa non significa rinunciare al metodo intergovernamentale necessariamente. Invece accelerare sul federalismo significa proprio gli Stati Uniti d'Europa. Ora, questa accelerazione che viene richiesta a gran voce, eccetera, è un po' l'opposto di quello che si diceva fino alla pandemia. Cioè, nella pandemia si è detto che il paradigma di Maastricht non funziona. Quindi dobbiamo riformare l'Europa, dobbiamo frenare, dobbiamo sistemare questa macchina prima di accelerare. Mentre adesso si vorrebbe accelerare così come siamo, più o meno, senza troppe riforme. Quindi sono due visioni in contrapposizione. In
Simultaneamente alla sfida esterna c'è una crisi interna, che è la cosiddetta sfida populista. Populista, qui uso il termine in senso buono, nel senso dei ceti popolari che reclamano una maggiore giustizia sociale, una maggiore partecipazione. E quindi, però, questa sfida populista va nella direzione opposta a quella auspicata dagli europeisti, perché si chiede meno Europa unita e si chiede anche nuovi sistemi di governo nazionale, cioè riforma delle costituzioni, cambiare le costituzioni liberali e antifasciste e andare verso una forma, diciamo, un po' più autoritaria. Quindi c'è una certa fatica democratica, le cui cause sono anche qui cause che vengono da lontano, in particolare, esempio, il debito pubblico che in tutti i paesi europei è salito, non solo europei, è salito molto, e adesso si tratta di in qualche modo di suddividersi questo onere. Così pure le diseguaglianze sono salite molto e quindi i ceti popolari sono giustamente in tensione. E così anche la partecipazione, che oggi si vuole superiore grazie ai social, eccetera, in realtà i sistemi politici democratici in qualche modo non la consentono come si vorrebbe. Quindi c'è un profondo fallimento, anche se parziale, però comunque in parte un fallimento delle democrazie. E quindi c'è una sfida, una crisi interna e una sfida populista. Queste due sfide, la sfida populista e la sfida esterna di Putin e dei totalitarismi, in qualche modo vanno a non solo a sommarsi e a tendere al culmine in maniera simultanea, ma anche a saldarsi. Infatti, per esempio, Putin alimenta questa saldatura, alimenta le reazioni filorusse, antieuropee, finanzia, personaggi come Trump. E gli stessi Le Pen, Mélenchon, Orban, Meloni, Erdogan che sta nella NATO, Trump, eccetera, sono da un lato fautori, diciamo, di una politica delle istituzioni interna più autoritaria e dall'altro lato di accomodamenti con la Russia molto più accentuati. E quindi questa crisi di Seldon, cioè sistemica e con doppia faccia, lascia all'Europa questa domanda: riforma o accelerazione? Ecco, io credo, e qui mi fermo dopo il primo giro, che apro poi ai commenti sull'Europa che intendo fare nel secondo giro, e che con l'accelerazione, così come siamo, finiamo per schiantarci, perché c'è un profondo problema in Europa la cui manifestazione più clamorosa per noi italiani sono gli spread, che sono una macina, un peso al collo che noi ci portiamo da tantissimi anni e che la nostra economia in maniera, io direi, intollerabile, e che però è un sintomo di un problema più profondo, che è un problema democratico dell'Europa. Passo la Grazie, parola adesso grazie. a voi. Grazie, grazie per Giorgio. Se posso, prima di tanto ci eravamo detti che, diciamo così, è una conversazione fra amici, non è che c'è un ordine e abbiamo anche tutto il tempo che vogliamo. Ho trovato stimolante un paio di riflessioni che hai fatto e c'è una cosa che non capisco. Allora, una riflessione che hai fatto è sul fatto che in fondo sono stati gli stessi Stati Uniti a tradire il patto di Bretton Woods in qualche modo, però hai collocato, se non ho capito male, molto avanti nel tempo questa cosa, e cioè l'hai collocata, insomma, adesso non mi ricordo, in occasioni recenti. A me sembra che, diciamo, il tradimento di Bretton Woods è ovviamente la sospensione della convertibilità del dollaro in oro nel 1971. E nelle ampie discussioni, insomma, svolte sul blog, mi ricordo che un lettore, non mi ricordo chi, mi faceva notare che lo shock petrolifero del 73,
era sì una risposta a un evento bellico che era stato, insomma, ricordiamo la guerra dei 7 giorni, eccetera, eccetera, ma era anche una risposta dei paesi esportatori di petrolio che in qualche modo cercavano di riappropriarsi della loro quota di profitti che in qualche modo ritenevano che gli Stati Uniti gli avessero espropriato dandogli una moneta di carta non convertibile in oro ballante e sonante. Quindi in qualche modo anche lì c'è un tema di, come dire, crisi energetica a valle di una frattura politica che viene a valle però se, di una insostenibilità di un sistema monetario. E poi, diciamo così, io non, ho perso perché per tutta una serie di vicissitudini che è inutile ricordare, insomma, sono entrato anche in un altro business, non sono più un libero intellettuale indipendente, ma mi interessano le valutazioni politiche, tanto più, insomma. C'è una strana tensione, se posso, nel tuo discorso, cioè da una parte ci fai capire che secondo te il progetto europeo non funziona, non capisco se lo vedi perché ci sono delle difficoltà intrinseche alla logica di questo progetto, oppure se è perché ci sono i barbari alle porte che lo assediano e quindi lo mettono in crisi. Mi sembra che oscilli un po' fra queste due visioni. Possono benissimo convivere, peraltro, le due visioni. Io trovo che ci siano, ampiamente, diciamo, l'ho sempre detto e continuo a dirlo, che ci siano degli aspetti profondamente irrazionali e quindi sono d'accordo con te sul fatto che l'accelerazione sarebbe un errore. Non so però come si possa accedere a una riforma perché sono 10 anni che ci interroghiamo sul fatto se i rapporti di forza ce lo consentano, peraltro sono anche 10 anni che dico che prima o poi saremmo stati, fra virgolette, bombardati dagli Stati Uniti, insofferenti nei riguardi di una certa politica mercantilistica tedesca che i miei grafici documentavano, ecco. Quindi forse Sì, c'è un hai ragione. Io direi questo, aprendo poi la strada, spero a Luca, che credo che voglia dire qualcosa anche su questi argomenti. Io non intendo, diciamo, discutere la tua analisi su quello che è successo nel 71, ma semplicemente io faccio riferimento a quello che è successo dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, cioè in altre parole, il sistema di Bretton Woods è sì un sistema economico, ma è stato costruito, come tu ben sai, i nostri ascoltatori ben sanno, è stato costruito durante ancora la guerra mondiale, quando la guerra mondiale stava finendo, con lo scopo di mantenere la pace. E quindi, diciamo, è un sistema fortemente politico, è un ordine internazionale. È un modo, ecco, e allora in questo senso, quando l'Unione Sovietica si è sciolta, tu ricorderai che l'Unione Sovietica non era nel WTO, la Cina non era nel WTO, non erano nelle istituzioni di Bretton Woods, a malapena, diciamo, erano nell'ONU, ma in una situazione di tensione, eccetera. Invece, in quel momento lì sono entrati in un ordine liberale internazionale, che era quello fondato a Bretton Woods, in una maniera piena e quindi hanno accettato o si sperava, si pensava che tutti quanti accettassero quelle regole di convivenza internazionale. In realtà poi, dopo quel momento, sono successe alcune violazioni che non tolgono, non voglio dire che la responsabilità di quello che Putin sta facendo in Ucraina è degli americani o cose del genere, assolutamente, però in qualche modo abbiamo visto che, come dicevi tu, la Merkel, quando ha fatto un surplus, la Germania, delle partite correnti, che era fuori dalla grazia di Dio ed era in totale, flagrante, clamorosa violazione dell'articolo 1 del Fondo Monetario Internazionale, oltre che dell'articolo 4, la Merkel, quando qualcuno gli ha detto, o gli americani, gli hanno detto, insomma, state esagerando, ha risposto a muso duro, sono fatti miei. E no, voi non vi impicciate, cioè in altre parole ha detto io non seguo più le regole perché faccio i miei interessi. E allora quando tu inizi a gestire in questo modo l'ordine internazionale, ugualmente l'Iraq invaso da Bush, cioè non voglio dire che gli americani stavano facendo una politica imperialista come adesso Putin ha annunciato che vuole fare con i suoi vicini, ricostituendo l'impero zarista, eccetera. Però anche se vediamo, anche se vedessimo l'attacco all'Iraq
Bush Junior come una follia momentanea, e in realtà quell'attacco fu motivato da bassi interessi petroliferi. Io mi ricordo che all'epoca, quando qualcuno diceva che gli Stati Uniti avevano attaccato l'Iraq per prendersi il petrolio, io deridevo queste posizioni perché dimostravo che erano ridicole, perché le perdite che avevano gli Stati Uniti, anche economiche, erano 100 volte quello che avrebbero guadagnato in termini petroliferi. E poi è uscito un libro del capo dei 007 americani che raccontava come invece lo scopo era stato proprio il petrolio, perché non si guardava all'interesse generale del paese, degli Stati Uniti, ma all'interesse di un paio di compagnie petrolifere che corrompevano il vicepresidente degli Stati Uniti, i vicini. E quindi veramente quell'attacco fu basato su bassi motivi economici, quindi non certo una grande visione, però insomma tutte queste cose hanno in qualche modo convinto tutti quanti che si potevano fare delle eccezioni a questo ordine liberale e anche tutto sommato calpestarlo. E allora da lì, secondo me, c'è stato un contributo alla iniziativa di Putin. Quanto all'Europa, l'Europa è fragile. L'Europa può essere rafforzata, ci sono problemi intrinsechi, certo, intrinseci, cioè di tipo antropologico, cioè l'Europa è divisa in tanti popoli che hanno una visione nazionale più che comune, però in qualche modo si può anche, è un organismo che lo si può anche sicuramente rafforzare. E comunque la sfida va oltre l'Europa e riguarda la democrazia. Grazie. Luca. Sì, benissimo. Allora, nello spirito di questo incontro, io condivido le slide, ma a questo punto andrò molto veloce sulle prime per arrivare a dei temi che si riallacciano invece più direttamente alla discussione che sta prendendo corpo. Quindi, se posso, per la condivisione chiedo l'aiuto alla regia, dovrebbero già esserci. Ecco qua. Allora, io intendevo partire proprio dalla domanda che dà il titolo a questo incontro, cioè la pandemia è uno shock simmetrico, e interrogandomi su questo, cogliendo anche l'occasione, perché insomma questo è un incontro dell'Associazione Asimmetrie, quindi una riflessione su simmetrie credo che fosse opportuna. Perché vi ho messo questa figura? Perché la mia prima reazione è stata quella di pensare che l'unico che cos'è uno shock simmetrico in economia? È uno shock che colpisce tutti i settori o tutti i paesi alla stessa maniera, con perdite omogenee fra tutti. E il mio primo pensiero è stato che l'unico shock simmetrico è la morte, la grande livellatrice, come viene rappresentata in molte rappresentazioni della danza macabra come questa che vi saranno familiari. In effetti, però, il mio collega storico in Bocconi, Guido Alfani, ha recentemente scritto un articolo che potete trovare su Vox, in cui analizza opportunamente come già in passato le pandemie non sono state affatto degli shock simmetrici, fin dall'epoca medievale e moderna, e anzi hanno provocato dei grandi squilibri. Al punto che c'è un'intera, diciamo, corrente storiografica che imputa alla peste nera del 1348 la grande divergenza che ha portato l'Europa a prevalere, diciamo, sulla Cina, proprio perché in quel caso, perlomeno in queste interpretazioni, la pandemia viene vista come un'occasione, cioè come quel fenomeno che, spazzando via quasi il 50% della popolazione europea, crea spazio per lo sviluppo economico e la crescita e l'uscita dalla trappola malthusiana di scarse risorse. Ora, la pandemia del Covid è uno shock simmetrico? Beh, molto chiaramente no. Qua vi mostro dei dati che ci sono molto familiari, questi sono della Commissione europea e riguardano le stime che vennero fatte molto velocemente sul possibile impatto della pandemia in diversi paesi, che come sapete e come vedete qui è stato molto diverso, non soltanto in termini di impatto della malattia
in termini di mortalità, ma anche in termini poi di contromisure, di lockdown e di conseguenza in termini di perdite economiche. E qua vedete il nostro paese verso destra insieme alla Spagna che ha subito in arancione, vedete la contrazione rispetto a prima della pandemia, quindi il quarto trimestre del 2019, registrata a fine del 2021 e la ripresa soltanto parziale prevista alla fine del 2022. La distribuzione dei paesi mostra in maniera molto chiara che si è trattato di uno shock tutt'altro che simmetrico e uniformemente distribuito. Come è stato affrontato? Beh, è stato affrontato, e qua mi riallaccio a quanto diceva prima Pier Giorgio Gavronsky, con una parziale, timida revisione dell'impianto di Maastricht. In direzione di una solidarietà. Qua faccio riferimento al piano di ripresa e resilienza e al fatto che i fondi sono stati distribuiti, come vedete, in misura tendenzialmente proporzionale alle perdite che si sono verificate. Questi dati sono in percentuale dei rispettivi PIL del 2019, quindi qua vedete che l'Italia ha un beneficio netto. Quindi i trasferimenti che arrivano in Italia al netto, come sapete, dei trasferimenti inversi che l'Italia deve fare all'Europa corrisponde a circa il 2% del PIL italiano, quindi stiamo parlando, sono sempre dati della Commissione europea, di circa 35 miliardi contro i 200 che vengono spesso sbandierati. Però appunto quello che è chiaro è che c'è stata perlomeno il tentativo da parte dell'Europa di non soltanto esercitare una forma di solidarietà, ma di farlo a partire, diciamo, dotandosi di una capacità di spesa comune, quindi con un passo in direzione di quel completamento dell'Unione che prima Pier Giorgio Gavronsky evocava. Dietro al piano di ripresa e resilienza c'è l'emissione di titoli del debito comune, quindi di forme di Eurobond, e una capacità di spesa congiunta e coordinata da parte della Commissione europea. Io poi condivido, e qua già diciamo, commento su quanto si diceva in precedenza, che non c'è motivo di ritenere che soprattutto in conseguenza della guerra in corso, ci possa essere un'ulteriore accelerazione dell'Unione Europea in direzione di un'unione politica e fiscale compiuta. E non lo credo perché è stato dichiarato, no, in particolare dalla Germania e dagli altri paesi del nord Europa, che il piano di ripresa e resilienza è un una tantum. Che l'emissione di Eurobond non deve essere generalizzata e che questo sia giustificato soltanto per le circostanze eccezionali che si sono create con la pandemia. Quindi, diciamo, la risposta ad oggi più strutturale, più incisiva alla crisi pandemica si legge in realtà non nel bilancio della Commissione, ma nel bilancio della Banca Centrale Europea. E che cosa vediamo guardando il bilancio della Banca Centrale Europea? Che si è enormemente espanso nell'arco degli ultimi 15 anni, fino alla crisi finanziaria globale. Il mestiere del banchiere centrale era un mestiere piuttosto noioso e consisteva nell'aumentare l'offerta monetaria di qualche punto percentuale all'anno per assecondare la crescita dell'economia. Poi c'è stato un primo shock proprio con il fallimento di Lehman, e lì vedete il primo gradino che ha portato il bilancio della Banca Centrale Europea a aumentare quasi da un giorno all'altro, da 1.500 a 2.000 miliardi. Poi un'ulteriore espansione in corrispondenza della crisi europea e del whatever it takes. E poi lo vedete, il quantitative easing dal 2014 al 2018 e quest'ulteriore impennata in corrispondenza proprio della pandemia che ha portato un'ulteriore crescita del bilancio della Banca Centrale da 4.500 a oltre 7.000 miliardi di euro. E
E non è stata soltanto la Banca Centrale Europea a rispondere con la creazione monetaria a tutte le forme di crisi che si sono presentate fino ad oggi. Un movimento analogo lo si riscontra guardando anche il bilancio della Banca Centrale Americana, della Fed. Qua vedete di nuovo un gradino marcato nel 2008 che porta a un raddoppio da 1 a 2 mila miliardi. Il bilancio della Fed e poi l'ulteriore gradino con un altro raddoppio da 4 a 8 mila miliardi in corrispondenza della pandemia. Ora, tutti questi soldi fino a pochi mesi fa, fino alla fine del 2021, dove finivano? Certamente in parte per salvare le banche, per finanziare i governi e gli ammortizzatori sociali messi in campo dai governi, ma soprattutto, come mostra in maniera molto chiara questa figura, finivano sui mercati finanziari. Questa figura cosa vi mostra? In bianco la crescita della liquidità globale che corrisponde proprio all'espansione monetaria che vedevamo riflessa nei bilanci delle banche centrali, e in giallo vi mostra l'andamento dei corsi azionari sulle principali borse misurate dall'indice Standard & Poor's, che è andato crescendo ininterrottamente. In particolare in corrispondenza della pandemia, ma se lo vedessimo sul più lungo periodo, la crescita sarebbe ugualmente parallela ed è proseguito fino alla fine del 2021, salvo poi contrarsi negli ultimi mesi e in particolare dalla guerra in poi. E si è contratto provocando, e qua vengo a un altro tema che è stato più volte evocato, un'inflazione che si è manifestata già prima dello scoppio della guerra e quindi a prescindere dall'imposizione delle sanzioni e dal blocco delle esportazioni, in particolare di gas e petrolio dalla Russia, già a partire dal 2020. Per un motivo molto semplice, perché, e qua lo vedete nella figura, è molto forte l'analogia fra l'impennata attuale dell'inflazione e quella che ci fu all'inizio degli anni 70, in corrispondenza dell'episodio che veniva discusso prima da Alberto, cioè la fine del sistema di Bretton Woods, la fine dell'ancoraggio, del dollaro e attraverso il dollaro di tutte le monete all'oro e l'inizio di un nuovo regime monetario che si chiama, con un'espressione, evocativa, fiat money, dove fiat sta proprio per il fiat lux, la capacità, diciamo, di creare denaro dal nulla, che di per sé, come è molto evidente da questo grafico, già negli anni 70 provocò delle spinte inflattive. E qua ha ragione, Alberto quando dice, nel 73 lo shock petrolifero, fu, più, una conseguenza che una causa dell'inflazione. Il dollaro stava già perdendo quota, non solo rispetto all'oro, ma rispetto ad altre materie prime e anche in termini di potere d'acquisto, di prodotti al consumo. E l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, orchestrarono un aggiustamento, delle loro ragioni di scambio per evitare di perderci, siccome vendevano i barili di petrolio in cambio di dollari. E questo dollaro stava perdendo potere d'acquisto, compensarono con un aumento del prezzo del petrolio. E questo mi porta, e qua possiamo interrompere, ecco, la condivisione, a tornare brevemente sui temi che sono stati più volte evocati della situazione attuale in cui ci troviamo, che secondo me da un lato appunto è illuminata dalle dinamiche degli anni 70, ci sono delle forti analogie e già le ricordava Alberto, cioè oggi come allora c'è una guerra in corso, allora era la guerra del Kippur, oggi è l'invasione dell'Ucraina. C'è una crisi energetica come conseguenza della guerra e c'è un'inflazione come conseguenza della crisi energetica, sullo sfondo di un'inflazione monetaria, allora come oggi, cioè l'energia e la guerra sono gli inneschi di una pressione inflattiva già generata dalla sovrabbondanza di denaro rispetto alle cose che ci sono da acquistare. Qua finisce però l'analogia, tristemente fra l'altro, perché negli anni 70 se ne venne fuori da quel fenomeno mostruoso a cui si diede allora il nome di stagflazione e che oggi rappresenta appunto un timore
no, per le prospettive dell'economia globale, ma negli anni 70 se ne uscì attraverso notoriamente l'inizio delle politiche neoliberiste, quindi con Thatcher e Reagan, che promossero la liberalizzazione non tanto dei mercati, ma specificamente dei mercati finanziari. Questa è la cifra del neoliberismo, una liberalizzazione finanziaria che è servita a far che cosa? Quello che vi ho mostrato prima col grafico, cioè a dare a questa sovrabbondanza di liquidità un mercato di sbocco alternativo che non fosse quello delle commodities, delle materie prime e dei prodotti agricoli, in modo che questi soldi, anziché far aumentare il prezzo del grano, fanno aumentare i prezzi delle azioni, se possono rifluire su dei mercati finanziari globali aperti, deregolamentati e integrati, e si crea una forma di inflazione diversa, che si chiama asset price inflation, l'inflazione dei prezzi delle attività finanziarie. Che è perlomeno apparentemente benefica, perché fin tanto che la giostra gira, tutti ci guadagnano. Ora siamo alla fine di questa corsa, perché oggi abbiamo inflazione, quindi con la minaccia di perdita del potere d'acquisto, con le strette monetarie da parte delle banche centrali, quindi il rischio di una stagnazione economica, e però non abbiamo più la possibilità di deregolamentare la finanza perché è già deregolamentata. E quindi c'è, diciamo, il serio rischio che stia giungendo alla fine non soltanto appunto il sistema di Bretton Woods, ma l'egemonia monetaria del dollaro. Su che cosa si è retta la capacità del dollaro di continuare fino ad oggi ad essere moneta internazionale, a dispetto del fatto che non è più convertibile in oro, come venne deciso per l'appunto a Bretton Woods nel 1944? Sul fatto che era una moneta credibile, capace di preservare il potere d'acquisto. Se oggi questo viene meno, non solo per l'inflazione, ma anche perché le sanzioni, il congelamento delle riserve della banca, centrale russa, il blocco dei sistemi di pagamento, il dollaro non è più un sistema di pagamento universale, affidabile, che paesi fuori dall'Occidente siano disposti a detenere come moneta internazionale, allora si pone il problema serio della capacità del dollaro di mantenere questa posizione. E già oggi si stanno cominciando a vedere le avvisaglie di un cambiamento, cioè paesi che diversificano, aveva cominciato la Russia, ma anche altri paesi colpiti dalle sanzioni come l'Iran, come l'Afghanistan, come la Cina stessa, hanno cominciato a distogliere, diciamo, le loro riserve dal dollaro per investirle non tanto in altre monete, ma nel caso della Cina molto vistosamente in materie prime. Cioè le materie prime russe che noi non compriamo perché abbiamo imposto le sanzioni, se le sta comprando la Cina, creando di fatto un sistema monetario coperto da materie prime e da risorse energetiche. E qua mi fermo perché mi sembra che c'è già abbastanza carne al fuoco. Prendo io la parola. Aspetta Mi stava parlando forse Alberto, che però è in muto. che mi Alberto, smuto. No, dico, allora dai, Alberto. è interessante studiare l'andamento dei bilanci delle banche centrali, cioè poi fondamentalmente della quantità di moneta immessa nel sistema, no? Perché di questo si sta parlando e in particolare fa abbastanza impressione la correlazione tra la creazione di moneta da parte della Fed e l'andamento dello Standard & Poor's 500. E questo che cosa ci fa intuire? Ci fa intuire che c'è un convitato di pietra sia a livello europeo che a livello globale, che è la prossima crisi finanziaria sostanzialmente, perché quando diciamo, si gonfiano i prezzi degli asset, in teoria un'azione dovrebbe essere rappresentativa del flusso di redditi futuri generati sui mercati reali dall'azienda di cui l'azione è una quota, no? Poi questo è il valore fondamentale e l'idea è che i meccanismi nel mercato finanziario possono creare liquidità e portare quindi a creare un meccanismo di aspettative che si autorealizzano, tale per cui tu compri l'azione non in vista di quel beneficio futuro, di quella creazione di valore reale, ma in vista della creazione di valore immediato che hai se tutti si aspettano che l'azione cresca. Questo gioco per un po' funziona, poi no, e arriva la crisi, e arriverà anche questa volta, e fra l'altro sarà un game changer molto, molto interessante, sia nel teatro europeo che nel teatro globale, dipende da dove esploderà. Però questo mi ricorda
una cosa che avevo scritto sul blog il 1º maggio del 2000, del 2016, cioè lì mi ero andato a cercare quella letteratura che c'è e che è anche originata da autori della Banca Mondiale, del Fondo Monetario, su come in effetti un pezzo del discorso del capitalismo finanziario sia l'uso della crisi, in particolare di quella innescata dal mercato finanziario, per regolare i rapporti di forza fra capitale e lavoro, cioè, e questo lo si vede anche abbastanza bene, nel senso che si vede che ci sono degli indici di liberalizzazione del mercato finanziario, come il K-Open, che sono correlati all'andamento della disuguaglianza dei redditi, nel senso che più il flusso di capitali è liberalizzato e più i redditi diventano disuguali. Allora, queste sono tutta una serie di sfide che hanno anche una certa pertinenza con il paradigma e il contenuto, se vogliamo, dei trattati europei, nel senso che la libera circolazione dei fattori di produzione, quanto è compatibile con il mantenimento di certe tutele e di certe prerogative del fattore che poi contrattualmente si trova a essere più debole, che è il fattore lavoro. Cioè io non so se noi avremo mai la forza, senza che lo faccia la storia con qualche evento traumatico, di riaprire un dibattito su questo. Io forse a questo aggancerei, se posso, molto rapidamente, una slide su come siamo andati in quello che chiamo il ciclo Monti, no? Cioè sostanzialmente il primo ciclo di austerità, perché ci porta anche a riflettere su questo, cioè sugli assetti del mercato del lavoro e sugli assetti anche di consumi e investimenti. Cioè, fondamentalmente, diciamo così, io ragiono in termini, cioè le riflessioni che sto facendo in questo momento sono se possiamo, sempre ragionando in termini di analogie, paragonare quello che sta succedendo adesso, cioè il ciclo iniziato nel 2021 al ciclo iniziato nel 2011. Nel frattempo, diciamo, entrambi questi cicli hanno la caratteristica di essere stati preceduti da un forte shock, che nel caso del 2011 era stato uno shock finanziario iniziato 3 anni prima, e nel caso del ciclo attuale, diciamo così, è stato uno shock pandemico iniziato sostanzialmente un anno prima. Questo shock ha portato diciamo così, all'avvento di un governo tecnico molto autorevole. Forse dovremmo dare un'occhiata a che cosa è successo nel primo di questi cicli, no? Io per questo può essere utile guardare sempre al saldo delle partite correnti, che non è solo l'eccesso delle esportazioni sulle importazioni, ma con un po' di algebra che i lettori del mio blog conoscono, ma di cui si può anche intuire la razionalità, l'eccesso del risparmio di un paese sui suoi investimenti, ricordando sempre che il risparmio è la quota di reddito che non viene consumata, per cui quando il risparmio aumenta vuol dire che diminuisce il consumo, e quando il risparmio diminuisce vuol dire che aumenta il consumo. Che cosa ha a che vedere il risparmio con gli squilibri esterni? Abbiamo detto che un paese esportatore netto è un paese che presta, ma chiaramente per prestare deve aver risparmiato. Quindi questo è il legame di queste lettere, dove X sono le esportazioni, M le importazioni, S i risparmi e gli investimenti. L'Italia e la Germania nel primo ciclo, cioè sostanzialmente fra il 2010 e il 2020, hanno avuto un comportamento molto diverso, perché erano in condizioni iniziali diverse ed erano sottoposti a necessità di aggiustamenti diversi. Io, quello su cui voglio attirare la vostra attenzione è quel 6% che vedete in basso a destra questa slide. Che cos'è? È l'aggiustamento del saldo delle partite correnti che ha fatto l'Italia. Cioè, l'Italia è passata dall'essere un paese importatore netto per il 2% nel 2010 a essere un paese esportatore netto per il 4% nel 2020. Quindi i suoi conti sono migliorati di 6 punti percentuali di PIL. Un aggiustamento assolutamente strepitoso, ragguardevole. Come è stato ottenuto questo aggiustamento?
la contabilità nazionale ci fa vedere che questo aggiustamento, se la slide precedente ci dice che se aumenta il saldo delle partite correnti, se aumenta CA, diciamo, o aumentano i risparmi e quindi diminuiscono i consumi o diminuiscono gli investimenti. In Italia sono successe entrambe le cose. Sono diminuiti i consumi, cioè aumentati i risparmi, e sono diminuiti gli investimenti, e sostanzialmente il miglioramento del saldo delle partite correnti, che è 6%, si divide in 3 di aumento dei risparmi, cioè diminuzione dei consumi, e in 3 di diminuzione degli investimenti. Se noi vediamo quello che è successo in Germania sostanzialmente nello stesso periodo, di fatto la Germania ha mantenuto la sua posizione di surplus, che era quella che prima Pier Giorgio definiva scandalosa, e non c'è stato sì un minimo aumento dei risparmi, e c'è stato quindi un parallelo aumento degli investimenti. Cioè la Germania, nonostante sia un paese che ha un livello di investimenti relativamente basso, è riuscito a incrementarlo in questo ciclo di austerità, mentre noi lo abbiamo drammaticamente diminuito. Ora, diminuire gli investimenti e quindi la capacità produttiva ovviamente ha un riflesso sulla produttività del paese. Questo riflesso si riflette, se mi perdonate questo bisticcio, si evidenzia anche nell'andamento del tasso di disoccupazione. Cioè noi sostanzialmente ci ritroviamo nel 2021-2022 con un tasso di disoccupazione più alto di quello che avevamo all'inizio della stagione dell'austerità. Ancora non abbiamo assorbito quello shock. Ma la cosa veramente interessante è che in Germania il tasso di disoccupazione è andato sostanzialmente sempre decrescendo dal 2009 al 2019, salvo un piccolo aumento nel 2020 che si prevede che sarà assorbito nel 2022. Questo mi ricorda che, diciamo così, c'è una simmetria degli shock, probabilmente c'è anche una simmetria delle strutture. Faccio un passo indietro e vado qui. Qui abbiamo in rosso il tasso di cambio reale bilaterale fra Italia e Germania, in blu la posizione creditoria netta del paese. Che cosa si vede? Questo è un grafico che è tratto da uno degli ultimi post del mio blog, sostanzialmente fa vedere che quando un paese diventa meno competitivo, cioè i suoi beni diventano relativamente più costosi e quindi la linea rossa sale, il paese si indebita con l'estero e quindi la posizione debitoria netta diventa negativa, la linea blu scende. La stagione dell'austerità è una stagione che ha la sua ragion d'essere e il suo risultato nella diminuzione costante di queste ragioni di scambio e quindi nell'aumento quindi costante della competitività di prezzo, che si vede nella costante diminuzione della spezzata rossa a partire dal 2011 e con un corrispettivo miglioramento della posizione netta e quindi con un aumento della spezzata blu che diventa sostanzialmente positiva nel 2020. Quindi noi nel 2020 abbiamo in qualche modo fatto finalmente contenti i creditori esteri. Siamo partiti da un punto che era quello del 2010, in mezzo al grafico, in cui avevamo un debito netto con l'estero che era oltre il 20% del PIL, quindi una posizione di debito estero sostanzialmente molto grave. Questo è stato il gioco diciamo, dell'austerità. E nel frattempo, appunto, sono la riflessione che volevo fare era sulla diversa configurazione dei nostri fondamentali all'inizio del ciclo precedente e adesso, posto che quello che sta succedendo adesso sia in qualche modo di possibile ausilio o si presti a un'interpretazione analogica. Noi siamo partiti nel 2011, che eravamo un paese fortemente indebitato con l'estero, arriviamo al 2021, che siamo un paese che i suoi debiti con l'estero li ha pagati. Quindi ora gli squilibri sono sostanzialmente squilibri di carattere interno. Resta il macigno del debito pubblico, che l'austerità non ha diminuito perché il suo scopo non era quello di diminuirlo, secondo un'interpretazione, diciamo così, che fa coincidere il reale col razionale. Vabbè, volevo offrirvi questo tipo di riflessione, non so se anche voi volete aggiungere altre figure o avete altre considerazioni che ci possono aiutare, più che altro a capire che cosa ci aspetta, no? Torno su un punto fondamentale, ci aspetta una crisi finanziaria che determinerà un ulteriore riassestamento
conflitto distributivo nei vari campi, nei vari terreni in cui si svolgerà. Questo lo possiamo legare anche al discorso come gestiamo l'inflazione, pensiamo di farla recuperare dai salari oppure no, perché anche lì si apre un dibattito. Vogliamo correre il rischio di renderla più persistente o vogliamo che il peso di quello che succede sia assorbito unicamente da lavoratori dipendenti? Cioè sono tutte scelte che il decisore politico dovrà fronteggiare in un modo o in un altro. Che ne pensate? Non so, Pier Giorgio, vuoi entrare? Sì, io farei vedere un grafico, anzi condivido lo schermo. Ecco, pure se andiamo al grafico sotto, ancora sotto, questo qui, cominciamo da qui. Vedi, tu parlavi della difficoltà dell'Italia di fare investimenti. Ora, una parte di questa difficoltà è anche legata allo spread che significa tassi di interessi più alti e significa anche aspettative negative. Questo grafico è un grafico abbastanza scontato in un certo senso, ma è molto importante, quindi anche le cose semplici vanno memorizzate. Invito a guardare alle quattro linee in alto, trascurando quelle in basso. Le quattro linee in alto fanno riferimento all'asse di destra. La linea blu scura è l'andamento del debito pubblico in rapporto al PIL, che in questo momento intorno a fine anno dovrebbe essere intorno al 148% del PIL, qualcosa del genere. Vedete che già se noi avessimo avuto, e questa è la linea tratteggiata marroncina sotto, se noi avessimo avuto un andamento depurato dagli spread eccessivi, e quindi gli spread eccessivi sono considerati quelli sopra i 30-40 centesimi, noi avremmo oggi un debito pubblico, per un semplice calcolo aritmetico, che sarebbe intorno al 118 del PIL, quindi sarebbe veramente un problema superato. Ma prima del calo ultimo, guardiamo quando c'è il 2020. Il 2020 saremmo stati al 130 del PIL, e se noi andiamo sulla linea verde, che è quella tratteggiata verde, che indica una situazione in cui oltre a non aver avuto spread eccessivi non avremmo neanche avuto una low inflation, una bassa inflazione eccessiva, cioè in altre parole una inflazione normale intorno all'1,9%. Il debito pubblico nel 2020 sarebbe stato ancora più basso. Se poi andiamo all'ultima tratteggiata, quella blu sotto, dove togliamo la recessione eccessiva definita, stimata come quella provocata dalle crisi finanziarie, dagli spread eccetera, noi avremo un debito pubblico che viaggia intorno al 112% del PIL, cioè l'avremo più basso degli Stati Uniti. In altre parole, noi siamo strozzinati come paese, come debito pubblico, da un assetto di regole che non è adatto al nostro. Allora vorrei riflettere, poi sì, l'ultimo anno, vedete che abbiamo una convergenza della linea tratteggiata verde con quella marroncina, vanno a incontrarsi intorno al 121% a fine 22. Quello significa che l'inflazione alta in questo momento sta abbassando, ed è la linea tratteggiata rossa, sta abbassando il debito in maniera molto forte. Quindi io credo che l'Europa in questo momento, Madame Lagarde, sta scegliendo l'inflazione, perché l'inflazione è una medicina contro l'eccesso di debiti pubblici che ci sono non solo in Italia ma ormai un po' in tutta l'eurozona, e quindi in questo momento l'inflazione conviene e la fanno rientrare. Naturalmente non deve sfuggire di mano l'inflazione, cioè non vogliono che vada sui salari e che diventi una spirale inflazionistica, e quindi fanno la voce grossa. Però insomma, questo fa vedere come le regole attuali sono assolutamente disastrose per l'Italia. Tornando indietro di una slide, io vorrei riflettere in maniera profonda, anche se schematica, sull'origine di questi spread elevati, e quindi farei una riflessione sul che cos'è il deficit democratico dell'Europa. Allora, c'è una tradizione sbagliata e fuorviante
che risale agli anni Ottanta, che dice che sì, insomma, le istituzioni europee sono un po' lontane, troppo lontane dal cittadino comune. E insomma, questi riti a Bruxelles, eccetera. E che se il Parlamento europeo invece fosse eletto da noi, ecco, allora cambierebbe tutto. E questo è veramente un messaggio fuorviante. E lo illustro con questa slide, ragionando sui diritti fondamentali e i sistemi politici. Uno schemino proprio semplice, semplice. Voi vedete sulla sinistra un'ipotesi di un regime di dittatura dove si suppone che questo regime abbia bisogno perlomeno di un 20% di sostenitori. Era la stima che facevano all'epoca della dittatura cilena di Pinochet e di altri regimi. Quindi in un modo o in un altro, per reggersi una dittatura ha comunque bisogno di un po' di consenso. E quindi possiamo così stimare che gli oppressi saranno da questo regime saranno quelli intorno all'80%, il 20% potrebbero essere quelli che ne approfittano. Poi andiamo sotto a un altro regime, che è la democrazia giacobina, è quella dove io vinco, chi vince prende tutto, quindi chi vince ha il diritto di fare tutto, di tagliare le teste agli avversari politici, di confiscargli i beni o qualunque cosa. E qui bisogna avere perlomeno il 51% per approfittare della situazione, e gli oppressi scendono al 49%, a meno che non ci sia un sistema elettorale maggioritario. Allora una democrazia giacobina più maggioritario fa sì che una minoranza prenda il potere e opprima una maggioranza, però diciamo che siamo in uno schema giacobino di dittatura della maggioranza. La nostra democrazia in realtà è quella che i tecnici chiamano democrazia liberale, ma noi uomini della strada chiamiamo semplicemente democrazia. Noi quando diciamo democrazia non pensiamo certo alla democrazia del socialismo reale o altre forme di democrazia, pensiamo a quella che tecnicamente è la democrazia liberale, che è una democrazia dove in teoria non ci sono oppressi, nel senso che la maggioranza semplice può decidere sulle cose meno importanti, sulla politica sanitaria, sulla politica scolastica, ma non può decidere sul mio diritto alla vita, il mio diritto a non essere torturato o alla proprietà privata. E quindi questa è l'essenza della democrazia moderna, i diritti. Ora, come sono garantiti questi diritti? È molto semplice. La Costituzione, quindi le costituzioni nazionali dei paesi europei, garantiscono i diritti individuali, cioè se Bagnai domani vince le elezioni e mi vuole espropriare la casa, non lo può fare, perché c'è una serie di assetti costituzionali che mi garantiscono. La Costituzione poi garantisce i diritti delle minoranze. I diritti della nazione nel suo insieme, chi li garantisce? Ecco, li garantisce la sovranità. La sovranità. Nel momento in cui noi andiamo a cedere sovranità all'Europa, chi garantisce i diritti degli italiani o dei greci o dei portoghesi? Qui ci vorrebbe una serie di meccanismi, ci vorrebbe una Costituzione europea con dei me meccanismi che garantiscono i diritti delle nazioni, e questa cosa non c'è. E quindi c'è un problema potenzialmente gravissimo di diritti delle singole nazioni che possono essere schiacciate da una decisione a maggioranza delle altre nazioni. Ecco perché è molto difficile in Europa rinunciare alle decisioni a maggioranza ed è anche molto imprudente rinunciare alle decisioni a maggioranza, perché la decisione a maggioranza è un diritto di veto che garantisce i diritti delle nazioni, però è anche un modo per paralizzare l'Europa. E Posso allora, fare sì, un'osservazione fedele alle Ah, sì, finisci. finisco solo una frase, la frase, e poi mi taccio subito per lasciarti. E volevo dire questo, che fino a poco fa, cioè fino a 10-15 anni fa, il problema, che come io lo pongo, non era avvertito, perché in realtà questi diritti delle singole nazioni non c'era modo di violarli. Eravamo tutti nella situazione della Gran Bretagna. Cioè, guardate, se mi date fastidio un po' troppo, io me ne vado e comunque io non ottempero alle vostre decisioni. Cioè, se voi mi fate una ingiunzione di buttarmi da un ponte nel fiume, io non lo faccio. Invece, cosa è successo? Che a un certo punto è subentrato un meccanismo
che consentiva alle maggioranze europee di esercitare un'enorme leva, un enorme potere per costringere le singole nazioni a obbedire. E questo è entrato con l'euro e in particolare con l'assetto della Banca Centrale Europea che non garantisce il prestatore di ultima istanza. In altre parole, il prestatore di ultima istanza in Europa, che la teoria di Maastricht riteneva non necessario, si è rivelato invece necessario per la sopravvivenza finanziaria dei paesi, ma non essendoci regole e non essendoci neanche contrappesi alla banca centrale, non essendoci nessun meccanismo di democrazia liberale, questo è diventato una leva nelle mani delle maggioranze di nazioni per imporre qualsiasi cosa, a volte delle cose buone, ma potenzialmente anche delle cose cattive, alle singole nazioni. Ecco perché il problema degli spread è in realtà, a vedere in maniera profonda le cose, è un problema di democrazia, democrazia liberale dell'Unione Europea e quindi è un problema molto molto fondamentale. Diciamo, c'è non so come chiamarla, insomma, insomma, da qui in avanti, diciamo, valgono le regole di ingaggio che secondo me valevano fin dall'inizio, cioè ci interrompiamo come se non ci fosse un domani, nel senso che tanto siamo garantiti dalla virtualità, non possiamo venire alle mani, ma insomma possiamo mettere dei simpatici alterchi televisivi in questa specie di televisione un po' succinta, un po' stilizzata che ci siamo creati. Ma allora, io volevo solo osservare questo, cioè non è poi così strano, costituzioni europee ne hai a sfare sostanzialmente. Io mi sono dovuto occupare professionalmente per l'altro lavoro che faccio, che non è quello di economista, per esempio della commissione Segre, dove sostanzialmente si voleva normare tutta una serie di diritti fondamentali che poi andando così a vedere sono normati da un tir di carico di carte fondamentali, carte dei diritti, dichiarazioni di qua, dichiarazioni di là, trattato sull'Unione Europea, trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ma nessuno di questi ponderosi e in parte assolutamente condivisibili nei principi che esprimono, e in parte secondo me no. Trattati si occupa dei diritti delle nazioni per il semplice motivo che il progetto europeo nasce per negarle le nazioni, cioè è abbastanza evidente secondo me. Poi dopo c'è chi valorizza positivamente la negazione delle nazioni e a questo punto però ci deve spiegare come attiviamo un processo democratico fuori dal contenitore nazionale, che è il contenitore dove sei nato etimologicamente, quindi dove parli una lingua che gli altri capiscono, tranne quando fanno finta di non capirlo, che è ovviamente la parte fondamentale del mio attuale lavoro, ma lo era anche da economista, anzi forse lo è meno adesso di prima. E questo, quindi qui, diciamo, io mi permetto di fare questa valutazione, di attirare l'attenzione su questo punto. Viceversa, è chiaro, e non si può che condividere la tua osservazione, che con l'euro si fa un salto di qualità, perché c'è il divieto di essere prestatore d'ultima istanza, che viene sostanzialmente costituzionalizzato con Maastricht, ma che in Italia vige dal 1981, no? Arrivava 11 anni prima col divorzio Tesoro Banca d'Italia, è un po' quello che spiega perché serve Next Generation EU, no? Perché prima Luca ha detto, io me lo sono segnato, Next Generation EU serve perché una cosa del tipo, non so se è fedele il mio stenografico, perché i paesi, diciamo, si sono trovati nell'impossibilità di agire, quindi si è messa in campo una solidarietà. Eh sì, però questa solidarietà è diventata realmente necessaria perché il progetto ha tolto gradi di libertà ai paesi, come tu giustamente, Pier Giorgio, notavi con la tua osservazione sul fatto che l'Unione Monetaria di fatto toglie gradi di libertà. Quindi qua ci sono, secondo me, due contraddizioni che in qualche modo ci aiutano a, diciamo, ci devono in qualche modo orientare nel pensiero. Ah, qua abbiamo. Ah, ecco, vedete che cominciano ad apparire le domande. E questo c'è Stefano che chiede. Ah, sì, se l'asset price inflation si applica anche al mondo delle criptovalute, oppure la capitalizzazione delle cripto è troppo piccola per incidere sui movimenti finanziari globali. Ma penso che la domanda sia per te, Luca, visto che il tema l'hai sollevato te. Io un'idea me la sarei fatta, però preferisco Ma sentire la tua perché tu sei l'esperto.
Ma la risposta se l'è già data la persona che ha sollevato la domanda, nel senso che in effetti la capitalizzazione complessiva delle cripto è arrivata a 3.000 miliardi ai suoi massimi qualche mese fa, che non è trascurabile, intendiamoci, è qualche cosa, appunto, confrontiamolo con i bilanci delle banche centrali che guardavamo prima, ecco, se devi considerare Bitcoin come una banca centrale globale, lei il suo migliaio di miliardi di liquidità è riuscita a crearla. Dopodiché, diciamo, fortuna, sono un sintomo di questa asset price inflation, cioè certamente la liquidità alla ricerca di rendimenti in un contesto di tassi di interesse bassi e rendimenti altrettanto bassi è andata a confluire anche su quel mercato facendo aumentare i prezzi. Oltretutto è un mercato in cui per definizione l'offerta è fissa, questa poi è la caratteristica di molti crypto asset come Bitcoin e quindi funziona particolarmente bene per questo scopo. E si è già sgonfiata, nel senso che da 3.000 è scesa a 1.000 e quindi diventa anche il sintomo di quello che Alberto evocava, cioè della crisi finanziaria già in parte in atto e in cui questa bolla dei prezzi degli asset si sta sgonfiando. Qualcuno l'ha chiamata opportunamente una crisi a rallentatore, però non è certo finita, ecco, siamo agli inizi per certi versi. Io, se posso, ma brevemente, riprenderei alcune cose che avete detto perché secondo me stiamo toccando un punto cruciale per aggiungere degli elementi. Il primo è questo, il progetto europeo e i difetti costitutivi del progetto europeo, secondo me hanno a che fare proprio con la liberalizzazione dei movimenti dei capitali, che non era prevista dal progetto originario. Il Trattato di Roma nel 59 prevedeva la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, ma non dei capitali. Questa è stata un'invenzione successiva degli anni 80, in particolare caldeggiata dal presidente della commissione Delors. E adesso non possiamo addentrarci nei motivi per cui è stato fatto questo, però essenzialmente per dare compimento a un tipo di progetto diverso, in cui non c'era posto né per una rappresentanza democratica compiuta né per un'autonomia piena degli stati nazionali, perché si creava quello che opportunamente Noam Chomsky ha chiamato un senato virtuale, cioè a votare non si va al Parlamento europeo, ma si va sui mercati finanziari spostando i soldi da un paese all'altro e facendo aumentare gli spread, perché gli spread, appunto quelli che giustamente Pier Giorgio mostrava prima, sono l'esito della svalutazione dei titoli del tesoro che vengono venduti da Deutsche Bank, ce lo ricordiamo, nell'estate del 2011 a suono di centinaia di milioni di euro al giorno, facendo aumentare il rendimento dei titoli di Stato italiani. E in questo, devo dire, de deliberatamente si è cercato di sopperire a un deficit istituzionale dell'Europa, dando una forma compiuta a un'unificazione che non si riusciva a creare sul piano politico. Ora, in questa situazione, la Banca Centrale Europea, che pure era creata a immagine e somiglianza, si dice, della Bundesbank, ma appunto anche della Banca d'Italia, con una separazione netta fra l'autorità monetaria e l'autorità fiscale, si è trovata costretta a svolgere la funzione di prestatore di ultima istanza, perché è vero che non ce l'ha nello statuto, ma è anche vero che sempre di più, come si vedeva dal suo bilancio, lo ha fatto ai paesi che si sono trovati in difficoltà e avete visto appunto Christine Lagarde che fece quella gaffa appena entrata in carica dicendo che la banca centrale non era lì per chiudere gli spread, se l'è dovuta rimangiare quell'affermazione e ha dovuto cominciare a chiudergli gli spread e a inventarsi il PEP, appunto il programma di finanziamento della pandemia, che viola tutte le regole, nel senso che prescinde anche dal capital key, quindi presta i soldi a prescindere dalla quota di ciascun paese all'interno del capitale della Banca Centrale Europea. Come se ne viene fuori da questa situazione? Ma a me sembra che sia giusto la preoccupazione che molti oggi esprimono di togliere alla Banca Centrale questa responsabilità, perché non è creata appunto per dare compimento all'Unione Europea. Se ne accorgono un po' tardi. No, però a me sembra, li evoco soltanto perché non abbiamo tempo qua di discuterne, però delle proposte interessanti che vanno nella giusta direzione sono state formulate in particolare dal mio collega Massimo Amato assieme ad altri colleghi qua della Bocconi di un'agenzia del debito europea che faccia esattamente questo mestiere, cioè va lei sul mercato a finanziarsi,
in modo tale da avere degli eurobond, ma senza un'unione fiscale e politica che certamente è diciamo, irragionevole aspettarsi, soprattutto in questo momento per tutti i motivi che abbiamo detto, ma semplicemente raccogliendo dei soldi che poi dopo dà agli stati nazionali per ridare spazio di manovra anche di politica fiscale per affrontare tutte le sfide che ci abbiamo davanti e gli investimenti pubblici che si rendono opportuni. Questo secondo me è una proposta che sarebbe meritevole della massima attenzione, visto lo Quindi, scenario che abbiamo delineato. ma quindi questa proposta come funzionerebbe? Perché diciamo, la retorica dell'affidarsi al mercato, che peraltro è un giudice estremamente fallibile, no? Lo sappiamo, che è quella che è iniziata all'inizio degli anni Ottanta, no? Cioè, riavvolgendo il naso e seguendo il tuo percorso, ovviamente il Trattato di Roma non prevedeva la libertà di movimenti di capitale, perché all'epoca c'era Bretton Woods e in Bretton Woods i movimenti di capitale erano vincolati, non c'era la piena convertibilità del capital account, quindi diciamo, stavamo in un regime diverso. Poi le cose sono cambiate e poi arriva Delors. Ma le cose cambiano perché si dice i mercati sono dei migliori giudici della politica rispetto alle politiche che gli stati possono intraprendere. Tutto questo senza considerare che i mercati falliscono perché ci sono le bolle, perché ci sono scelte fatte male, perché sono fatti da uomini, esattamente come la politica. Adesso si dice l'Europa ci deve dire come spendere e l'Europa è reduce da dei fallimenti colossali, cioè siamo sempre alla ricerca di qualcuno che ci deve dire le cose, ma questo qualcuno è sempre uno che ha un track record pessimo. Pessimo. Quindi non capisco, nel senso che l'Agenzia del Debito Europea, per come la spieghi, sarebbe i mercati finanziano l'Agenzia del Debito che poi decide lei quali stati finanziare, ma i mercati che in questo momento sono, fra virgolette, i padroni del mondo, vogliono devolvere questo potere all'Agenzia del Debito Europea? O c'è qualcosa che non ho capito, probabilmente, perché non so se mi spiego, no? Sì, Cioè, no, è chiarissimo, in è chiarissimo. questo momento il mercato dice: voglio far fallire l'Italia, non compro più il debito italiano perché non voglio farla fallire perché i politici italiani sono corrotti, fanno schifo, le loro politiche non sono buone, devo dargli un segnale. In questo Allora, senso i mercati non la vogliono l'Agenzia del Debito Europeo, si tratta, non no, accetterebbero mai di infatti, essere potenziati. certo, no, hai perfettamente ragione, ma infatti non sono i mercati che la devono volere, la deve volere l'Europa. E deve essere concepita per rispondere esattamente al problema che mostrava prima il grafico molto chiaro di Pier Giorgio, dove si vedeva che essenzialmente il debito italiano è aumentato proprio a causa degli spread. E questa è la riprova di quello che dicevi poc'anzi, cioè che la famosa disciplina del mercato è un po' indisciplinata, nel senso che non sa neanche lei che prezzo dare e rischia di avvitarsi in quelle che si chiamano aspettative che si autorealizzano. Ti aspetti che l'Italia sia un paese inaffidabile e quindi gli fai pagare un tasso di interesse più elevato, ma siccome gli fai pagare un tasso di interesse più elevato, l'Italia diventa inaffidabile perché il suo debito schizza al 150% del PIL. Allora, per evitare questi meccanismi autoreferenziali, dovrebbe essere l'Europa a dire: creiamo un'agenzia del debito che gradualmente lei compra dal mercato i titoli che sono già sul mercato. Compra anche i titoli di nuova emissione, nel giro di qualche anno tutto il debito dei paesi europei sta in pancia all'Agenzia del Debito e è l'Agenzia del Debito che va sul mercato in modo tale che l'Europa si presenti a questo attore un pochino irrazionale che è il mercato come un solo uomo, a questo punto alla pari con gli Stati Uniti e con gli altri grandi attori. E questo oltretutto risponde anche al problema iniziale, gli Stati Uniti non ce la fanno più a reggere questa funzione da soli. Quindi se l'Europa finalmente si affiancasse, questo darebbe un pochino di respiro anche al dollaro e alla sua funzione di fornire degli asset sicuri per tutto il mondo e di prendersi i risparmi di tutto il mondo. E l'Europa a quel punto, certo, c'è un problema politico molto serio, e questo è l'aspetto secondo me più problematico della proposta, è come fa poi l'Agenzia del Debito a ripartire questi finanziamenti fra i paesi europei? E quella è una questione molto delicata, non la discutiamo qua, perché giustamente, come tu dici, anche l'Europa ha mostrato i suoi fallimenti, il patto di stabilità ha mostrato i suoi fallimenti, quindi ci vogliono dei criteri che diano margini ai singoli paesi, che rispettino i principi di equilibrio, diciamo solidarietà, ma senza mutualizzazione. Questa poi è la. No, non voglio togliere spazio, so che ho visto che Pier Giorgio ci ha chiesto la parola, gliela diamo immediatamente. Diciamo così, a un certo punto qualcuno deve scegliere che cosa comprare, che sia il mercato o che sia un'istituzione.
E non è che l'istituzione sia sostanzialmente neutra. In questo senso, come dire, ho come la sensazione che questa agenzia del debito sposti il problema un passo in là. Bisognerebbe vedere poi qual è la sua governance. Voi sapete bene come la penso, cioè la penso nel senso che questi meccanismi centralizzati, in assenza di un circuito politico democratico, che credo sia quello che Pier Giorgio poi sostanzialmente ci spinge a considerare di come costruirlo, sono in qualche modo destinati a essere riflesso di riflessi, sono destinati a essere uno strumento del nazionalismo, paradossalmente, cioè uno strumento che si mette al servizio dei rapporti di forza tra stati nazionali. Questo è un po' quello che vedo. Però, mi vado a leggere il lavoro di Amato. Pier Giorgio? Ma se io chiedessi a voi o a un ascoltatore che ci ascolta, tipico, diciamo, perché sono nate le banche centrali, con quale mandato, con quale obiettivo? Se chiedessi, per esempio, la Federal Reserve, che è stata fondata nel 1911, perché è stata fondata? È un piccolo test, voi cosa rispondereste? Ecco, ognuno si dia una risposta nella sua coscienza, dopodiché vi dico una cosa che in realtà voi sapete, molti di voi, e cioè che le banche centrali sono nate unicamente non per combattere la disoccupazione, non per combattere l'inflazione, no, per combattere l'instabilità finanziaria. E l'instabilità finanziaria nasce sul piano sistemico quando diventa instabile il debito pubblico, perché lo Stato è colui che poi garantisce la stabilità delle banche quando ci sono crisi finanziarie, eccetera, dei depositi, l'assicurazione dei depositi che è venuta nel 1935. Ma insomma, e quindi tipicamente questa è la funzione della banca centrale. Se noi guardiamo adesso alla slide che è stata messa sulla gestione del debito, vedete che ci sono alcune proposte. Intanto la storia è questa, che Maastricht ha fatto questa riforma assolutamente radicale di tutta la scienza bancaria ed economica del XX secolo. Cioè in Europa hanno fatto un esperimento assolutamente radicale, estremo, estremista, cioè hanno detto la banca centrale non si occupa di stabilità finanziaria, cioè non si occupa degli spread del debito pubblico, anzi non solo non se ne occupa, è vietato che se ne occupi. Allora poi è successo che nel 2010-2011 c'è stata la crisi dei debiti pubblici, e allora per non violare questa regola si sono creati una serie di fondi salva Stato, sempre più grossi, mettendo un sacco di soldi, ma non funzionavano, non bastavano. E allora la banca centrale è intervenuta direttamente lei, mettendo una quantità enorme di soldi, dell'ordine di trilioni, ma non ha funzionato. Non ha funzionato finché un bel giorno Draghi ha speso non dei soldi, ma semplicemente delle parole. Ha speso delle parole e quelle hanno funzionato. Cosa ha detto Draghi? Ha detto: noi torniamo indietro di 100 anni, torniamo al 2011, torniamo alle normali banche centrali. Le banche centrali sono responsabili della stabilità dei debiti pubblici. Questo però era uno sconvolgimento di tutti i principi di Maastricht, in particolare del problema del moral hazard, che non si sapeva come affrontare, e quindi non si poteva dire che veramente questo era quello che Draghi stava facendo. Ma poi nel 2020 con la pandemia abbiamo avuto una situazione talmente plateale che non si poteva nascondere, cioè c'è stata un'impennata dei debiti pubblici, dei deficit pubblici, clamorosa. I deficit pubblici sono andati al 10%, altro che 2,5, 2,1, cioè 10%, eppure gli spread sono crollati. Perché? Perché la banca centrale ha detto: garantisco io. Ecco qui che volevo dire che bisogna fare attenzione a non fare confusione. Questo è il ruolo tipico della banca centrale. Altra cosa sono le regole sul moral hazard, che effettivamente possono essere demandate, debbono essere demandate a un organo politico. In altre parole,
quando si dice che bisogna affrontare il moral hazard, cioè si dice che non possiamo fare una Unione Europea dove c'è un garante di ultima istanza come la Banca Centrale che paga qualsiasi debito che chiunque faccia in Europa. Ci vogliono delle regole e queste regole vanno messe magari sul piano politico. Ecco allora che ci sono varie proposte in questo momento di riforma sugli spread. Si può gestire il debito o come fa Lagarde adesso con interventi sui mercati secondari che sostengono i titoli, ma questo entra in conflitto con gli obiettivi di antinflazionistici della Banca Centrale. Si può fare la mutualizzazione del debito, cioè mettiamo in comune noi i tedeschi, gli olandesi, tutti quanti facciamo un debito comune e questo significa che noi pagheremo meno interessi, ma i tedeschi pagheranno più interessi perché gli interessi che pagheremo tutti saranno una media dell'interesse prevalente sul mercato. Oppure si può fare un'agenzia del debito dove gli spread sono decisi a livello politico. Ma anche qui Bagnai ha evidenziato quali sono i gravi problemi di organizzazione politica di questo sistema. E tra l'altro c'è la questione se uno è indebitato fino al collo e gli alzi anche ancora i tassi di interesse lo metti nei guai. Quindi in realtà per controllare l'instabilità finanziaria la cultura del XX secolo ha sviluppato altri tipi di supervisione, di regole e anche di punizioni. E noi potremmo sbizzarrirci, invito gli ascoltatori a sbizzarrirci, per esempio immaginare delle penalità sui parlamentari di una nazione che viola le regole sul debito, sarebbe più efficace che non gli spread. Infine c'è quello del prestatore di ultima istanza che è la cosa normale che si fa. Il PNRR è una situazione dove arrivano dei soldi ma poi bisognerà pagare i debiti e quindi è collegato all'indebitamento PNR anche tutta questa questione degli spread. Lascio però la risposta sul PNR a voi perché io ho parlato abbastanza. No, vabbè, qua io so che Luca, fra l'altro noi siamo a 1:32, quindi Luca fra l'altro deve anche lasciarci. Purtroppo sì, tra qualche minuto vi devo lasciare. Ma qui a questa domanda di Ubaldo Lorenzo credo che la risposta sia che le stime che abbiamo visto degli effetti moltiplicativi sono tutte un po' antecedenti al bagno di realtà, all'ammissione del fatto che c'è una crisi delle materie prime. Quindi oggettivamente credo che uno studio attendibile sulla effettiva capacità di utilizzare questi fondi non esista. Io poi affronto questa cosa sotto vari aspetti, quello macro, quello amministrativo. Vedo che comunque, con tutta la buona volontà, il meccanismo è un po' complesso da mandare avanti, diciamo. È un po' come la cosmologia, diciamo, tolemaica, è un pochino meno snella di quella copernicana, ecco. Bisogna capire che cosa vogliamo rimettere al centro. Questa è la risposta mia da dare, non so se avete altre considerazioni. Luca, una chiusura, falla a te, dai. No, ma anch'io ho parlato fin troppo, quindi stavo leggendo la domanda. C'è un riassunto di tutti i punti più importanti che abbiamo detto secondo te, dai. Comunque non è un, diciamo, questo è un piacevole incontro fra amici, per cui sostanzialmente le conclusioni, possiamo anche fare la sinfonia degli addii, può restare, gli strumenti possono andarsene una volta. La domanda su Greber è molto stimolante, credo che sia anche un po' colpa mia che non ho parlato spesso in giro, la gente sa che esiste Greber e quindi sa che la moneta non è una merce. Io farei rispondere Luca, effettivamente. Io infatti la battuta finale la farei proprio su questo. Secondo me è una battuta, poi dopo, appunto, come nello spirito della conversazione amichevole, riprenderemo la prossima volta. Ma è un cane che si morde la coda, soprattutto nella configurazione attuale dove per mercato intendiamo anche un mercato finanziario che ha il compito di finanziare e quindi di tenere in vita gli stati e di orientarne le politiche. Se noi teniamo fuori il mercato finanziario, allora non è più un cane che si morde la coda, cioè un mercato che riceve le sue regole da un sovrano, il quale però a questo mercato non partecipa, tantomeno per vendere dei debiti. E questo, diciamo, però ci porterebbe un pochino lontano nel tempo e nelle argomentazioni. Io veramente vi saluto, vi ringrazio davvero tutti, gli organizzatori e i correlatori e soprattutto chi ascolta.
Alla prossima, con piacere. Ciao, ciao Grazie, Luca. ciao. Abbiamo altre domande dei nostri... Ah, ecco, questa era una domanda veramente per Luca, cioè se un paese è in grado di rimborsare i debiti all'agenzia, perché non ripagherebbe i debiti diretti? È una domanda, cioè qui purtroppo, diciamo così, hai voglia di aggiungere epicicli, se Giove torna indietro, diciamo così, forse il motivo è che lo stiamo guardando da un punto di vista diverso da quello da cui pensiamo di guardarlo. Sì, la domanda mi sembra ben posta, non so, visto che il tema dello spread ha particolarmente provocato Pier Giorgio, non so, tu che valutazione fai di questo tipo di domanda? Ma sai, c'è molta discussione su quali sono le regole di ingaggio dell'agenzia, quindi diciamo che questo è, a mio avviso, un modo per in qualche modo mutualizzare il debito, cioè in altre parole l'agenzia applicherebbe degli spread però più bassi di quelli di mercato e quindi in questo modo faciliterebbe il paese indebitato. Allo stesso tempo, secondo Giavazzi, questa agenzia abbasserebbe i tassi di interesse di tutta l'Europa perché, secondo Giavazzi, il solo fatto di mettere in pool, cioè tutti insieme, il debito dell'Europa o una parte del debito dell'Europa lo rende di per sé più sicuro. E a riprova di questo fa dei confronti storici. Si può vedere quello che ha scritto sulla voce.info. E Sì. però, diciamo, questa teoria di Giavazzi poi lascia scoperta l'obiezione che anche se fosse vero che l'agenzia può abbassare i tassi di interesse di tutti quanti, il debito che rimane fuori dall'agenzia potrebbe invece soffrire di spread più alti perché è quello appunto che rimane meno protetto. Diciamo che è una materia molto fluida, ci sono varie proposte che però mirano sempre secondo me, alla mutualizzazione alla fine. Sì, però appunto, sai, forse qui possiamo chiudere, non voglio necessariamente avere l'ultima parola, non so se ci sono anche altre domande, tendenzialmente mi pare di capire di no. Appunto, diciamo così, non per affermare il primato della politica, che poi è anche il primato dell'economia, capisco che le proposte mirino alla mutualizzazione, il problema è che bisogna sempre rassegnarsi al fatto che diciamo, i popoli, gli stati, le nazioni, che sono tre cose diverse, solo in parte coincidenti, esistono e una parte di essi la mutualizzazione non la vuole, se non assistita dalla garanzia di farsi i fatti altrui, cioè di assistere con condizionalità estremamente rigide questi meccanismi di mutualizzazione o di, diciamo, in senso lato, di sostegno, di aiuto. E purtroppo abbiamo visto che però questo metodo non è molto efficiente, cioè se ti poni il problema della democrazia non puoi non porti questo metodo, perché questo metodo porta necessariamente ad assoggettare una comunità nazionale a decisioni prese altrove. E non so neanche quanto possa essere, diciamo così. Mi è piaciuta molto la proposta di sottoporre i parlamentari a uno spread personale. Tu sei una persona anche delle istituzioni, per cui sai bene come funziona il circuito, diciamo, politico. Insomma, non dovresti essere sospettabile di grillismo. Sarebbe giusto sottoporre i parlamentari a una penalizzazione se essi avessero un corrispettivo potere. La verità è che la dimensione marchettificio del Parlamento deriva proprio paradossalmente dalla compressione dei parlamenti e delle comunità in generale nazionali rispetto alla possibilità di realizzare progetti più ambiziosi, cioè sostanzialmente se sei sotto regole, sotto austerità, sotto memorandum, sotto PNRR, mettiamola così. Alla fine quello che ti resta è il bonus per i floricoltori se sei, non so, in Liguria o il bonus per le pecore se sei come me in Abruzzo, e che oggettivamente poi è un meccanismo inefficiente, se vogliamo, cioè l'economia dei bonus, se vogliamo, è anche il frutto di una compressione di queste, guarda, di questa compressione del raggio di azione della politica nazionale, paradossalmente. Ma forse, diciamo, una battuta su quello che sta dicendo si collega a questa domanda di Alberto Tatarano, no? Cioè lui chiede se in qualche modo i mercati falliscono e quindi lo Stato deve per forza intervenire nei mercati.
In realtà, vedi, la situazione è questa, che nel momento in cui sui mercati finanziari la banca centrale garantisce i debiti pubblici, ha fatto quello che deve fare, cioè mette immediatamente fine all'instabilità finanziaria. Però poi dopo ci vogliono delle regole sulla spesa pubblica, sul bilancio pubblico, tali per cui la banca centrale possa dire sì, io garantisco il debito pubblico italiano, a condizione però che l'Italia segua le regole che abbiamo tutti deciso. Ora, queste regole, innanzitutto quelle che c'erano prima, non vanno perché sono procicliche o non abbastanza anticicliche, quindi bisogna riformare quelle. Poi bisogna anche mettere delle penalità su qualcuno. No, se queste regole vengono violate, perché una cosa è scrivere le regole, un'altra cosa è farle rispettare. Allora qui c'era questa mia battuta sui parlamentari, Bagnai, e ti rivolto la domanda, cioè tu immagini che se ci fossero delle regole, adesso dico per dire che in certe situazioni il deficit pubblico deve stare sotto il 5%, l'8%, quello che è, ammesso che questo sia un criterio poco sano, ma insomma supponiamo, e ci fosse la regola che i parlamentari, se fanno un bilancio che va oltre questo limite, perdono metà dello stipendio. Tu credi che accetterebbero di fare un bilancio che va oltre queste regole? Io non credo, penso che starebbero molto in linea alle regole europee. Ma sai bene che non funziona così, sai bene che la legge di bilancio la fa il governo, cioè queste cose tu le sai, dai, non sei un non, non vieni da un meetup, tu vieni da istituzioni anche prestigiose, per cui insomma il problema non è il parlamentare decisamente. Era molto interessante secondo me, vabbè, Giuseppe Marchetti, adesso magari la chiudiamo, ma mi piace vedere che c'è interesse. Forse Giuseppe Marchetti potrebbe andare a leggersi gli articoli di Giavazzi su lavoce.info e fare la domanda direttamente al professor Giavazzi, perché la sua domanda secondo me ha un senso. Ma invece volevo tornare sull'osservazione di Tatarano, perché qui abbiamo evocato più volte Bretton Woods, abbiamo evocato più volte quindi il concetto di asimmetria, e dobbiamo ricordarci che da Bretton Woods Keynes è uscito sconfitto perché portava avanti un principio che è un principio che in Unione Europea mai si è riusciti ad affermare e che anzi l'Unione Europea nega risolutamente, che è quello secondo cui è responsabile degli squilibri anche chi è in forte surplus. E noi, se non ci inventiamo dei meccanismi di questo tipo, ci sono stati anche autori, per esempio c'è stato quel tedesco, oddio, adesso mi dimentico come si chiama, quello che voleva fare un external compact, sostanzialmente una specie di fiscal compact dei saldi delle partite correnti, che poi in qualche modo è stato ripreso nel quadro di sorveglianza macroeconomica, no? Perché c'è una regola asimmetrica sui surplus delle partite correnti, puoi essere in surplus più di quanto sei in deficit, ma se vai oltre il limite, mi pare del 6%, che la Germania sistematicamente viola, dovresti incorrere in penalizzazioni perché crei problemi agli altri. Se non si risolve questo tipo di asimmetria, sostanzialmente, non si dimostra che c'è un enforcement di questo tipo, anche di questo tipo di vincolo, è difficile, secondo me, Ma che vedi sia Alberto, io sostenibile. credo che effettivamente qui c'è il problema che io ho chiamato di Costituzione Europea, cioè in altre parole c'è questo sogno di Maastricht per cui tu metti un pilota automatico e tutto quanto va avanti da solo, e non è così. In realtà l'economia, la macroeconomia va gestita, e questo dell'asimmetria tra chi è in surplus e chi è in deficit è un esempio su cui noi ci siamo battuti per 10 anni, come sai abbiamo scritto in lungo e in largo. Quindi ci vogliono delle regole, devono essere delle regole non neoliberiste, ma le regole che possono consentire politiche sia in momenti di ciclo positivo che di ciclo negativo. E se non c'è questa Costituzione europea, la Costituzione europea rimane Maastricht di fatto. Maastricht di fatto però è ormai riconosciuta, screditata, conosciuta da tutti come inadeguata, sbagliata, eccetera, e quindi noi siamo ancora in una costruzione europea estremamente fragile. C'è una domanda per te. Ti chiedono se l'affermazione che l'Unione Europea si potrà realizzare compiutamente a fronte di progressive crisi è, alla prova dei fatti, una condizione irrealizzabile. Sai, le affermazioni, diciamo, né l'Europa si farà attraverso le crisi e sarà la somma delle soluzioni date a queste crisi. Ma Cioè, guarda, tu come la io valuti questa penso, affermazione?
Sì, dunque, io penso che di fatto, anche se non mi è mai piaciuta questa formazione, questo modo di procedere, però in questo momento credo che effettivamente c'è una crisi drammatica, esistenziale delle democrazie, c'è una sfida sia militare, ma anche all'interno dalla propria incapacità di gestire appunto un'Europa che non sa gestire la sua macroeconomia. Degli stati-nazione che hanno visto le democrazie nazionali declinare di qualità, emarginare sempre di più i ceti popolari, far aumentare la disuguaglianza. Quindi io credo che effettivamente o qui si torna alla democrazia in lungo e in largo, facendo veramente delle grosse riforme istituzionali, sia in Europa, a livello europeo, sia a livello nazionale. E allora lì si può competere. Diciamo, con la spinta di Le Pen, di Mélenchon e di Trump all'interno, e poi c'è una competizione esterna con i modelli cinese e altri modelli russo e quelli autoritari. E allora lì può darsi che la crisi, col senno di poi, potremmo dire che avrà favorito un balzo in avanti positivo dell'Europa, nel senso di un rafforzamento democratico, con tutti i limiti e le difficoltà che Alberto sempre sottolinea di un'Europa dove in realtà ci sono molte nazionalità, però diciamo che meglio di come stiamo facendo si potrebbe sicuramente fare. Oppure noi falliremo a questa prova della democrazia e quindi vedremo un mondo, diciamo, sconvolto, non so se dalle bombe atomiche o dal dominio di forze totalitarie o da che cos'altro. Comunque potremmo dire di aver fallito. Non lo so, vedremo fra qualche anno. Grazie per Giorgio. Io, diciamo così, dovendola praticare tutti i giorni la storia, sto maturando una filosofia della storia forse un po' troppo fatalista. Cioè, nel senso che non penso che, cioè, sarà difficile assistere a snodi cruciali di questo processo, insomma, poter dire qui abbiamo tirato una linea, tutte le volte abbiamo pensato di averlo fatto, in effetti abbiamo scoperto di esserci sbagliati. Però naturalmente noi continuiamo a impegnarci e continuiamo ad andare avanti. Dibattiti come questi sono anche occasione per mettere a fuoco degli snodi importanti che comunque andranno gestiti. Io ti ringrazio moltissimo, mi ha fatto piacere vederti in video, poi spero anche di vederti di persona prossimamente e ringrazio anche gli ascoltatori per la loro partecipazione molto, molto attiva e naturalmente ringrazio lo staff dell'associazione che ci ha ospitato e ci ha accompagnato in questo evento. E per quel che mi riguarda, credo che abbiamo tenuto abbiamo catturato fin troppo a lungo l'attenzione dei nostri ascoltatori e possiamo salutarci e salutarli con l'impegno di rivederci magari dopo l'estate per vedere che mondo sarà. Grazie, grazie ancora e a una prossima occasione. Grazie.